Ciao a tutte e a tutti, bentornati sul canale, ben ritrovati se siete già iscritti e ben arrivati se arrivate per la prima volta in questo canale. In questo video tutorial andremo a vedere come realizzare questo punto a maglia che io ho chiamato punto cuoricini, perché come potete vedere a me almeno dà l'idea di che siano dei cuoricini sovrapposti. Vedete, si creano queste righe che a me ricordano un pochino dei cuoricini uno sull'altro. Poi magari uno ci vede dei rombi, a me sembrano dei cuoricini. Comunque è un punto molto carino, traforato, quindi adatto anche per la bella stagione, per fare magari delle stole o delle sciarpine o anche delle magliette. Io questo l'ho fatto con un filato invernale, ma si può fare con qualsiasi filato. È molto carino, molto semplice da fare. Ci sono molti punti belli e ferri che mi piacerebbe portare qui sul canale, però sono un po' articolati, nel senso si sviluppano magari anche su una serie di 8 o 10 ferri, quindi magari fare il tutorial diventa un pochino complicato, soprattutto per chi non ha molta dimestichezza, però magari qualcuno ve lo porterò. Però questi punti semplici ma comunque di effetto sono carini, e questo mi era piaciuto e ho detto vabbè, facciamo il tutorial, così quando non ho dei progetti, perché non sempre ho dei progetti completi da far vedere, vi porto il tutorial di qualche punto che comunque fa sempre comodo, quelli che trovo che mi colpiscono, e quindi ho visto questo. Allora, per fare questo punto dobbiamo montare un numero di maglie pari e basta, un numero di maglie pari, si lavora tutto con la maglia, tutto praticamente a dritto, ed è solo un'alternanza di due ferri, quindi non dobbiamo stare a contare, a fare cose complicate, è un lavoro che va anche via veloce. Questo è il dritto, questo è il rovescio, che è abbastanza simile, però si vede un pochino la differenza. Non è brutto neanche dall'altra parte, quindi anche se facciamo una sciarpa non è che il rovescio è brutto, però la parte dritta è questa qua. Iniziamo a vedere come fare. Io continuo questo pezzettino, vedete la comodità dei ferri circolari, io sono in piedi e lavorerò in piedi con i ferri, cosa che sarebbe difficilissima fare con i ferri tradizionali. Lo faccio in piedi così sono più vicino al microfono, con la voce si sente meglio, e anche con il lavoro vedo meglio l'inquadratura del video che sto girando. Quindi vediamo come fare. Allora, noi faremo, io adesso non lo faccio perché continuo con il punto, monteremo le nostre maglie pari e andremo a lavorare un giro di maglia legaccio, il primo giro di base a maglia legaccio, poi inizieremo con il modello. Questo giro di maglia legaccio lo faremo solo la prima volta per iniziare il lavoro, o 2, 3, 4 giri se vogliamo fare un bordino, o una costa 1 a 1, dipende come vogliamo iniziare il nostro lavoro. Comunque, se partiamo da zero, dalle maglie montate sul ferro, facciamo un giro di maglia legaccio, e quello è il ferro di preparazione. Il primo ferro del modello lo faremo in questo modo. Allora, una maglia io la passo, che è la maglia di vivagno. Io vi consiglio di fare sempre la maglia di vivagno in ogni lavoro che fate, e poi andremo a fare in questo modo. Entriamo nella maglia come se dovessimo lavorarla normalmente al dritto, gettiamo il nostro filo e facciamo un altro gettato sempre sul ferro, tiriamo fuori le due asoline che si verranno a formare sul ferro, questa e questa, e facciamo cadere la maglia come lavorare al dritto, e lavoreremo tutto il ferro in questo modo. Entriamo come se dovessimo lavorare a dritto, gettiamo una volta, gettiamo due e estraiamo le due asole, di nuovo entriamo come se lavorassimo a dritto, una volta, due volte, e estraiamo il ferro normalmente, e lavoriamo in questo modo tutto il nostro ferro fino alla fine. Quindi, come vedete,
è davvero molto semplice. Qui non dobbiamo fare altro che, anziché gettare una volta sola come faremo nel legaccio, gettare due volte. La parte un pochino più, diciamo, difficile, ma non è difficile, di questo punto è il secondo giro, ma come vi dico non è per nulla difficile. Arriviamo fino alla fine del ferro in questo modo. Io sto lavorando con dei ferri sottilissimi, un filato molto sottile, che io sapete che prediligo i filati sottili, a meno che non devo fare un maglione bello caldo per l'inverno, una giacca, però solitamente mi piacciono i lavori, i ferri, i filati sottili. Praticamente quello che abbiamo appena fatto era il rovescio del nostro lavoro. La parte che noi avremo sul dritto è quella che dove facciamo il secondo ferro, e il secondo ferro lo faremo in questo modo. La prima maglia di vivagno la passiamo sempre senza lavorarla, o se la fate lavorandola sempre a dritto o come siete abituati a fare il vivagno, l'importante è che fate un po' di vivagno, magari anche un bel bordino a legaccio sarebbe l'ideale. Se dobbiamo fare per esempio una sciarpa, una sciarpina, facciamo un bordino da tutte e due le parti a maglia legaccio e poi facciamo il nostro punto. Se invece dobbiamo fare una maglietta che la dobbiamo andare a cucire, basta la maglia di vivagno. A questo punto, dove abbiamo noi lavorato la maglia con il gettato in più, avremo queste due asoline sul ferro. Entriamo come se dovessimo lavorare al rovescio, quindi in questo modo, da questa parte, perché se lavoriamo al dritto entriamo così. Quindi quando noi vediamo, sentiamo in un tutorial, lo vediamo un pattern che dice prendere e passare le maglie come per lavorare a dritto, vuol dire così. Prendere le maglie e passarle come per lavorare a rovescio vuol dire in questo modo. Quindi entriamo da questa parte e passiamo la maglia sull'altro ferro facendo cadere il gettato, quindi si crea un'asola allungata. Passiamo anche la seconda, quindi due, lavoreremo due alla volta, poi entriamo in questa prima maglia e la facciamo passare sul ferro di sinistra, estraendo l'altra maglia attraverso questa, quindi in questo modo incrociando le due maglie. Posizioniamo anche questa maglia sul ferro di sinistra, tenendole incrociate in questo modo, e andiamo a lavorarla dritto. Prima questa maglia, quella che era la seconda, e poi l'altra. Lavorandole in questo modo si incrociano formando quella specie di cuoricino. Rivediamolo di nuovo, prendiamo in questo modo il punto, facciamo cadere il gettato, prendiamo anche l'altro, facciamo cadere il gettato, entriamo nella seconda maglia dall'inizio del ferro, la passiamo sul ferro di sinistra e estraiamo la seconda maglia incrociandole in questo modo. Vedete che una è passata dentro l'altra, la appoggiamo anche quella sul ferro di sinistra e andiamo a lavorarla a diritto, prima questa e poi questa. Tutto qua. Vediamolo di nuovo, prendiamo il nostro punto e facciamo cadere il gettato, prendiamo l'altro e facciamo cadere il gettato. Andiamo a prendere la seconda maglia che abbiamo sul ferro, la cavaliamo sulla prima senza farla cadere, estraiamo la seconda maglia, le incrociamo in questo modo, la riposizioniamo sul ferro e andiamo a lavorare prima questa e poi questa, semplicemente a diritto. E tutto il ferro lo lavoreremo in questo modo. Per questo serve un numero pari, perché dovremo incrociare a due le maglie. E questi sono questi due i ferri da ripetere. Il primo, in cui lavoreremo a diritto facendo un gettato in più sul ferro, e il secondo ferro, in cui faremo cadere il gettato, incroceremo le due maglie e lavoreremo a diritto. Quindi la lavorazione è tutta a diritto, quindi semplice, non dobbiamo contare nulla perché andiamo avanti di due in due.
E come vedete il lavoro è davvero semplice. Lavoratelo morbido, non lavorate stretto perché altrimenti questi punti allungati poi non sono belli, quindi bisogna lavorarli morbidi. Quindi se avete una mano stretta magari lavorate con un ferro più grossino, perché io per esempio questo lo sto lavorando, adesso ho fatto un casino, vediamo. Si era inceppato il filo, faccio anche queste due ultime maglie con voi, così poi vedete come faccio. Arrivo all'ultima, che è di vivagno, la lavoro a rovescio o a diritto, insomma come siete abituati a lavorare la maglia di vivagno, e questo è il diritto del nostro lavoro. Vedete, da questa parte è così e da questa parte è così. Adesso mi sorge il dubbio se questo sia il diritto o questo sia il rovescio, perché io avevo visto un'immagine, adesso un attimino vado a controllare. Allora, l'immagine del punto che avevo visto io metteva questo come il diritto, la parte più battuta. Si vedono comunque queste specie di cuoricini. A me personalmente piace di più da questa parte, dove si vede la riga della maglia legaccio. È un po' più particolare. Quindi sappiamo che è double face, possiamo usarlo da tutte e due le parti, quello che ci piace di più. Io pensavo che il diritto fosse questo, perché io ho visto la foto, ho provato a fare il punto seguendo lo schema e questa mi sembrava la parte del diritto. Invece dalla fotografia questa è la parte del diritto, dove comunque i cuoricini si vedono, il punto è comunque molto carino e a discrezione, quindi dove ci piace di più decideremo che è il nostro diritto del lavoro. A me piace in entrambi i modi, di più dall'altra dove si vede la righina del legaccio, quindi questa parte qua lo trovo un po' più particolare, comunque a seconda dei nostri gusti. Come vedete questo punto è molto semplice da fare, il tutorial è stato breve così non vi rubo troppo tempo, spero che vi sia stato utile, che questo punto vi sia piaciuto. Se vi fa piacere, non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per che vi arrivino le notifiche quando carico un nuovo video. Ci vedremo presto con un prossimo tutorial. Vi ringrazio, ciao ciao!